Thomas De Luca, intanto in bocca al lupo per il ballottaggio. Lei è qui a celebrare l'anniversario della liberazione dei Terni, coerentemente con i suoi valori che ha sempre affermato. Immagino che siano gli stessi del Movimento 5 Stelle, visto che oggi ci sono molti sostenitori e appartenenti al Movimento. Assolutamente sì, intanto viva il lupo, ma questa è una data fondamentale per la nostra città. Noi siamo gli unici in questa disputa a incarnare quelli che sono i valori costituzionali, i valori della resistenza, e quindi siamo pienamente convinti che non siamo in questo momento soltanto responsabili di dover rappresentare una parte, quindi la nostra parte, ma di dover rappresentare questi valori, la storia e l'identità della città. E quindi è una responsabilità che sento tutta sopra le mie spalle. Ladini assente oggi, se lo aspettava? Sinceramente no, perché chiunque diventerà sindaco dopo il 25 giugno sarà sicuramente il sindaco di tutti, il sindaco della città. E quindi trovo questa assenza, come tante altre d'altronde, ma questa in particolar modo particolare per il valore simbolico, assolutamente inopportuna.